Milan, la svolta shock di Fonseca. Leao in panchina. Mi ha rotto il CAZ! Milan-Udinese si preannuncia come un incontro cruciale, un vero e proprio crocevia per le ambizioni della squadra rossonera. Paolo Fonseca, il tecnico, ha affrontato la conferenza stampa prepartita con un atteggiamento deciso e senza mezzi termini, lasciando trasparire il suo ruolo di comando all'interno dello spogliatoio ed è andato su tutte le furie quando è stato citato Leao. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. In un momento delicato della stagione, l'allenatore non ha esitato a far sentire la sua voce, sottolineando l'importanza di una maggiore responsabilità da parte dei giocatori. Quello che ha detto in sintesi alla squadra. Tutto che voi pensate. Che è normale parlare dopo quello che è successo. Io sono una cosa, magari a tante domande sopra specificamente sopra le cose. Io sono una cosa. Io non chiudo gli occhi per il problema. Problema noi abbiamo sempre in tutte le squadre, magari in squadra si sa più che in altre squadre, abbiamo problema. Affrontiamo il problema, occhio è quello che io faccio. Io non chiuso l'occhio per il problema, è quello che ho fatto con il problema che abbiamo avuto. Andiamo da Barbara Cirillo adesso. Mister, buon pomeriggio. Mi riaggancio proprio a questo, perché lei ha sempre dimostrato anche a Roma di essere un leader silenzioso, no? Ed è un tipo di leadership a cui forse in Italia, in questo campionato, non siamo troppo abituati. Ha la sensazione che a volte possa essere frainteso all'esterno? Frainteso? Che è frainteso? Non capito. Capito male. Che io non ho capito? No, che la sua leadership silenziosa venga capita male. Non si nota fuori. Vedi, io, la mia leadership, io non faccio per gli altri vedere, io non sono un attore. Quello che io penso, io dico dentro del spogliatoio, faccia a faccia con il giocatore, con qualche giocatore, perché se abbiamo qualche problema, non mi frega un caso il nome del giocatore. È quello che io faccio sempre. Per me quello che è importante in leadership, non guardare per lato quando esiste il problema, attuare immediatamente, è quello che io faccio frontalmente, direttamente con la squadra, con i giocatori che sono che hanno sbagliato. Se c'è un problema non me ne frega niente del nome del giocatore, ha affermato Fonseca, rivelando la gravità della situazione. Le sue parole, pesanti come macigni, lasciano intendere che i problemi nello spogliatoio non possono più essere trascurati. Riferimenti chiari si possono fare al recente scontro tra Theo Hernandez e Rafael Leao, così come al controverso episodio del cooling break dello Stadio Olimpico e al teatrino tra Tomori e Abraham durante il rigore sbagliato contro la Fiorentina. La reazione di Fonseca si discosta nettamente dall'immagine di un allenatore descritto da molti come troppo buono e mite. Adesso, con determinazione, sembra voler riportare ordine in una barca che naviga in acque tempestose da inizio stagione. Fabio Capello, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha espresso il suo sostegno alle scelte di Fonseca. Ha fatto bene a dire quelle cose. Il Milan non può permettersi distrazioni. Chi veste questa maglia deve onorarla fino all'ultimo. Fonseca ha capito che questo è il momento di raddrizzare la rotta, perché i segnali di instabilità, da inizio stagione a oggi, sono stati troppi. E ora, a pagarne le conseguenze, potrebbe essere proprio Rafael Leao, uno dei protagonisti della squadra, ma anche uno dei nomi più chiacchierati per atteggiamenti e prestazioni altalenanti. La domanda ora sorge spontanea. Questa tensione interna continuerà a minare la serenità del gruppo? Le parole di Fonseca hanno segnato un punto di svolta, ma resta da vedere se i giocatori risponderanno alla chiamata.
È giusto relegare in panchina i senatori che hanno dato problemi nello spogliatoio? E voi cosa ne pensate? Fonseca ha fatto bene a schierarsi così duramente contro i suoi giocatori o rischia di spaccare ulteriormente lo spogliatoio? Rispondete nei commenti.